Con la cronaca, nuovo assalto ad un portavalori nel Foggiano, in azione un comando composto da 10 persone. Questa volta il colpo è riuscito, il bottino ammonta 2 milioni di euro. Un bottino ancora più ingente di quanto ipotizzato inizialmente. C'erano banconote per 2 milioni di euro nei 28 sacchi portati via dal comando composto da una decina di persone che venerdì sera ha assaltato un portavalori della NP Service lungo la 14 tra Cerignola e Canosa di Puglia, creando il caos sul tratto autostradale con il traffico paralizzato per circa 4 ore. Un assalto pianificato in ogni dettaglio, seguendo un copione già collaudato negli ultimi anni. Prima l'incendio di 2 camion per bloccare il transito degli altri veicoli, poi l'esplosione dei colpi di Kalashnikov e infine l'assalto al blindato. Il portavalori, dopo aver prelevato i soldi in alcuni istituti di credito a Bari, era diretto a Foggia per consegnare e custodire l'ingente somma nel caveau della NP Service. I banditi hanno aperto il furgone con una fiamma ossidrica e si sono impossessati di 28 sacchi di denaro contenenti 2 milioni di euro. Illese, ma sotto shock, le 2 guardie giurate che viaggiavano sul blindato. I rapinatori hanno esploso una decina di colpi di Kalashnikov a scopo intimidatorio, costringendo i vigilanti a fermarsi e abbandonare il mezzo. A quel punto i malviventi hanno agito indisturbati, fuggendo a bordo di 2 auto, dopo aver abbandonato e bruciato l'Audi Q7 e l'Audi Station Wagon utilizzate per l'assalto. Nel frattempo le 2 guardie giurate si erano riparate in una cunetta. Il comando ha posizionato 2 tir di traverso lungo le carreggiate in entrambi i sensi di marcia, dando fuoco ai mezzi pesanti. Pare che i banditi parlassero con marcato accento locale. Sull'accaduto indaga la polizia.